Warhammer 40.000 Space Marine 2 è una vera goduria. Saber Interactive ha realizzato uno sparatutto in terza persona aggressivo, non certo perfetto, ma di sicuro in grado di conquistare il pubblico di appassionati del brand firmato Games Workshop e non solo. Prima di proseguire nella nostra recensione, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto sul mondo videoludico di Warhammer. Space Marine 2 si configura come seguito del vecchio titolo ad opera di Relic Entertainment. Ritroviamo il protagonista Titus, dopo un lungo periodo di penitenza fra le file della Guardia della Morte, reintegrato tra gli Space Marine in qualità di tenente, ossia con qualche grado in meno rispetto al passato. Ed è qui che ha davvero inizio il secondo capitolo della storia della Astartes, che con i suoi nuovi compagni si ritroverà nel bel mezzo di una guerra contro i viscidi tiranidi e le pericolose forze del caos. Non è una sorpresa che l'intreccio narrativo di Warhammer 40.000 Space Marine 2 non brilli per scrittura e colpi di scena, fungendo da mero pretesto per spedire lo squadrone di guerrieri a maciullare tutto ciò che si muove. Al netto di questo aspetto, però, il titolo Saber Interactive riesce con grande efficacia ad immergere il giocatore nell'universo Games Workshop. Trama a parte, il mondo di gioco è incredibilmente fedele al materiale di riferimento, e ogni volta che si assiste a un dialogo o si prende parte ad una missione, ci si sente davvero all'interno di quel contesto. Uno degli aspetti meglio riusciti della produzione firmata Saber Interactive è l'aver creato scenari che fanno percepire al giocatore di trovarsi nel bel mezzo di una guerra totale su larga scala. Non parliamo solo delle arene in cui si affrontano orde di avversari, ma dei fondali che, nella maggior parte dei casi, ci ricordano sempre che tutti intorno a noi vi sono migliaia di soldati che stanno lottando in nome dell'imperatore esattamente come Titus e i suoi compagni. L'apice viene raggiunto nella missione conclusiva, che probabilmente manderà in visibilio qualsiasi appassionato di Warhammer 40.000 per la sua epicità. Sul fronte ludico, Warhammer 40.000 Space Marine 2 è una naturale evoluzione del suo predecessore e, di conseguenza, si presenta come un prodotto a metà strada tra un gioco d'azione e uno sparatutto in terza persona. Il nostro Space Marine, la cui pesantezza è resa magnificamente, può imbracciare infatti due bocche da fuoco e un'arma corpo a corpo, ma nella quasi totalità dei casi ci si ritrova ad attaccare brutalmente le orde di tiranidi o forze del caos con strumenti come la spada a catena, un enorme coltello, la lama energetica o il divertentissimo martello del tuono, che è in assoluto lo strumento di morte più soddisfacente tra quelli disponibili nel gioco. Il combattimento melee si basa su un solo tasto, ma ciò non ha impedito agli sviluppatori di inserire combo diverse per ogni arma che possono essere eseguite premendo quell'unico pulsante con tempi diversi, o concludendo una combo con una pressione prolungata per far sì che Titus colpisca con tutta la sua ferocia. Se già la parte offensiva del sistema di combattimento corpo a corpo è molto gratificante, a rendere tutto più divertente è il sistema di parry, fondamentale per sopravvivere sia negli scontri di gruppo che in quelli testa a testa. In Warhammer 40.000 Space Marine 2 esiste un tasto adibito alla parata che, se premuto al momento giusto, permette di eliminare sul colpo i nemici più piccoli e stordire quelli più grandi. Le animazioni che accompagnano il parry sono sempre uno spettacolo, e altrettanto soddisfacenti sono le finisher, grazie alle quali i nemici più coriacei possono essere prima storditi e poi finiti con una brutale uccisione che permette anche di recuperare un po' di armatura. Si tratta di una meccanica cardinale, non solo perché il protagonista è immune durante l'esecuzione, ma anche perché i medikit per recuperare la salute scarseggiano e la modalità Furia di Titus, unica abilità a sua disposizione, si ricarica lentamente e non permette di rimettersi in forma con particolare frequenza. Meno convincente è invece la parte dedicata allo shooting, soprattutto perché l'arsenale ci è parso poco diversificato e bilanciato. La maggior parte delle armi infligge pochissimo danno e non si differenzia in maniera netta dalle altre bocche da fuoco. Le eccezioni sono ben poche, e tra queste troviamo i fucili di precisione, utili giusto in un paio di occasioni, e le armi al plasma, che con due colpi caricati predispongono alla finisher qualsiasi nemico, asfaltando ogni altro pezzo dell'arsenale. Oltre a una maggiore differenziazione tra gli strumenti di morte a distanza, avremmo gradito anche una maggiore varietà per quel che riguarda le forze ostili affrontate da Titus e i suoi confratelli. Delle due fazioni già citate non esistono poi così tanti esponenti e, nella maggior parte dei casi, tutto si riduce ad una manciata di nemici. Per ciascuna delle compagini, Tiranidi e Caos, abbiamo un paio di mob dalle dimensioni contenute e abbastanza fragili da cadere sotto i colpi di un semplice attacco corpo a corpo e un paio di avversari più coriacei che richiedono maggiore impegno. Le eccezioni rispetto a queste tipologie di avversari sono ben poche, soprattutto per quel che riguarda gli eretici, e ci sarebbe piaciuto affrontare nemici con abilità tali da costringerci ad adottare strategie d'attacco particolari. A compensare questa carenza ci pensa il quantitativo di nemici a schermo, visto che raramente ci si ritrova di fronte a un paio di creature e nella stragrande maggioranza dei casi vengono coinvolte decine di unità contemporaneamente,
che provengono da tutte le direzioni e si ammassano come un'orda dissennata, probabilmente utilizzando una tecnologia derivata da World War Z, altro titolo di Saber. A non fare centro, invece, sono le boss fight. Queste battaglie, in genere, segnano il primo incontro con un nemico più potente della media, destinato poi a nutrire le fila degli avversari standard, e mettono in campo pattern d'attacco semplici e ripetitivi, che rendono questi scontri non proprio stimolanti. Non avrebbe guastato nemmeno una struttura di gioco un po' meno lineare, o comunque con una maggior varietà di situazioni. Warhammer 40.000 Space Marine 2 è un titolo in cui ogni missione è fondamentalmente un lungo corridoio, e sebbene questa particolare impostazione non ci sia affatto dispiaciuta, gli sviluppatori avrebbero potuto inserire qualche area opzionale in più e rendere più varie le transizioni tra le varie zone, visto che ciò avviene in maniera sempre uguale tramite l'attivazione di serrature elettroniche o ascensori. Dopo aver concluso la campagna, la cui durata si attesta sulle 9 ore, Warhammer 40.000 Space Marine 2 riesce a stupire il giocatore con una serie di extra la cui presenza non può che fare piacere. Oltre alla Guerra Eterna, la componente PvP 6 contro 6 in cui Astartes ed Eretici possono darsele di santa ragione in tre modalità diverse, nel titolo Saber Interactive troviamo l'interessante modalità di gioco che prende il nome di Operazioni. Si tratta di una porzione di gioco alla quale gli sviluppatori consigliano di approcciarsi solo dopo aver terminato la storia, visto che alcune di queste missioni includono spoiler e si svolgono parallelamente alle vicissitudini che riguardano il tenente. Esattamente come la campagna, anche le operazioni sono missioni, 6 per l'esattezza, che possono essere giocate e rigiocate in coop online o in compagnia di due bot, ma in questo caso il contesto in cui si svolge l'azione è completamente diverso. Se nella campagna controlliamo esclusivamente Titus e non esiste alcun tipo di progressione, in questa modalità gli sviluppatori si sono sbizzarriti e basta scrutare i menu affinché si apra un mondo. Giocando le operazioni è possibile accumulare esperienza con cui sbloccare potenziamenti sia per le 6 classi disponibili che per le varie armi, alcune delle quali sono disponibili esclusivamente in questa sezione del gioco, come il potente maglio con cui prendere a cazzotti gli avversari. Sì, perché giocando queste attività è possibile selezionare classi che hanno caratteristiche uniche, tanto da modificare il gameplay in maniera consistente. Basti considerare che c'è un soldato armato di scudo che combatte prevalentemente in melee e uno dotato del divertentissimo reattore con cui spiccare il volo e poi atterrare con prepotenza al suolo per annientare chiunque si trovi nel punto d'impatto. La presenza di assetti tanto diversi spinge anche i giocatori ad adottare stili di gioco differenti e a sfruttarne le sinergie, rendendo la collaborazione con altri utenti assai gratificante. Agire in maniera coordinata con gli alleati, dopo tutto, è fondamentale per via del tasso di sfida assai più elevato rispetto alla campagna, visto che le operazioni risultano parecchio ardue persino a livello di difficoltà più basso. Si tratta di una scelta ben precisa degli sviluppatori per fare in modo che gli utenti siano portati ad accumulare qualche potenziamento prima di poter affrontare con spensieratezza queste attività di gioco. In parole povere, bisogna darsi al farming per avere qualche speranza. E non è finita qui, poiché oltre a tutta la parte legata alla progressione del personaggio, vi è anche una curatissima schermata di vita alla sua personalizzazione. Si tratta di un vero sogno per gli appassionati degli Space Marine, visto che le corazze dei loro Astartes possono essere modificate sia nel colore che nell'estetica, con una miriade di opzioni che vanno però sbloccate completando obiettivi e aumentando il livello del personaggio. Va da sé che queste dinamiche di progressione e personalizzazione sono presenti anche nella già citata modalità PvP, che però non abbiamo avuto modo di approfondire in fase di review. In linea di massima, però, riteniamo che la componente in questione manifesti rischi consistenti sul versante del bilanciamento, nella cornice di quella che resta comunque una porzione ludica di secondaria importanza. Passando al comparto tecnico, Warhammer 40.000 Space Marine 2 riesce a difendersi piuttosto bene su PlayStation 5, che è la piattaforma sulla quale l'abbiamo testato. Il livello di dettaglio dei modelli in generale è piuttosto elevato, sebbene i volti e le animazioni facciali lascino parecchio a desiderare, soprattutto se confrontate a quelle di altre produzioni odierne in cui i personaggi appaiono ben più definiti ed espressivi. Una volta indossati i caschi delle armature, però, questo problema passa in secondo piano e il colpo d'occhio è assolutamente piacevole. Belli anche gli scenari, che pur non vantando una qualità eccezionale, risultano sempre curati, ricchi di dettagli e perfettamente in linea con l'universo di Warhammer 40.000. Meno bene il framerate, che nella modalità prestazioni fa parecchia fatica a restare ancorato ai 60 fotogrammi al secondo e cede in diverse occasioni. Flessioni chiaramente riconducibili al numero dei nemici a schermo, che ad ogni assalto in massa infliggono un bel colpo alla stabilità degli FPS. Segnaliamo inoltre che il gioco supporta le funzionalità del DualSense, ma non in maniera ottimale. Il feedback aptico è utilizzato molto bene per restituire la pesantezza dei passi degli Space Marine. Invece funziona decisamente meno l'implementazione dei grilletti adattivi per le armi da fuoco,
funzionalità che tra l'altro non può essere disabilitata dai menu di gioco e richiede di intervenire sulle impostazioni di PS5 per poter essere rimossa. In chiusura, con una storia caratterizzata da momenti epici e un gameplay riuscito soprattutto per quel che riguarda i combattimenti corpo a corpo, il gioco Saber Interactive è un acquisto semplicemente irrinunciabile per i fan, anche a fronte della ricchezza del pacchetto, che include una serie di contenuti post-lancio che arriveranno in maniera completamente gratuita.